Reggio Calabria, conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto Luigi Varratta, Simobility, la società civile. Reggio Calabria, 7 luglio 2011. Non possiamo dire che in Calabria le cose vanno bene, ma stiamo cercando di fare del nostro meglio attraverso un lavoro di grande qualità e di quantità. Per questo mi definisco ottimista. La strada intrapresa è buona, non so dove arriveremo, ma da soli non arriveremo da nessuna parte. A sostenerlo è stato il prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta, a conclusione della conferenza regionale delle autorità di sicurezza, svoltasi stamani a Reggio, alla quale hanno partecipato i prefetti ed i vertici della magistratura e delle forze dell'ordine delle cinque province calabresi. C'è uno scenario positivo, ha aggiunto, per l'attività di prevenzione e repressione messa in atto. Nessuna illusione, c'è ancora molto da fare, ma non basta il lavoro di polizia e magistratura. Il loro sforzo va accompagnato dalla società civile, che deve dare maggiori segnali di partecipazione e risveglio. Mi riferisco alle istituzioni locali. Molte di queste sono in sofferenza tra intimidazioni, problematiche varie e i tentativi della criminalità organizzata di infiltrarsi nelle istituzioni e nelle attività commerciali. C'è la totale assenza di collaborazione. Nella provincia di Vibo, per esempio, il territorio è totalmente coperto dal fenomeno dell'usura, ma non ci sono denunce. Varratta ha poi elencato le problematiche che affliggono le province calabresi, fenomeni e criticità comuni a tutte le province e fenomeni peculiari. Dai rappresentanti delle autorità giudiziarie abbiamo ascoltato indicazioni e suggerimenti. Si tratta di dati molto interessanti che ci permettono di monitorare l'andamento della delittuosità in Calabria. Si tratta di numeri importanti che non danno però l'esatta dimensione della problematica esistente. C'è in Calabria, ha rilevato ancora Varratta, una diminuzione dei reati in genere, ma anche un aumento dei fatti di sangue e degli omicidi legati alla criminalità organizzata. Sono dati che hanno un significato perché potrebbero essere alcuni la risposta delle organizzazioni criminali al tentativo di riorganizzazione sul territorio dopo le nostre operazioni di polizia, ma c'è anche il preoccupante aumento degli episodi di intimidazione in danno di amministratori locali. Sotto questo aspetto, ha concluso Varratta, c'è da rilevare l'assoluta assenza di partecipazione e collaborazione da parte degli enti locali che invece dovrebbero dare chiari segnali di svolta. L'unica nota positiva è venuta da Scido, dove il vice sindaco ha avuto il coraggio di denunciare i suoi estorsori. Si tratta di casi sporadici che vorremmo si moltiplicassero. Il prefetto ha sottolineato che sul fronte degli attentati agli amministratori locali il numero maggiore si registra in provincia di Reggio Calabria, ma come abbiamo visto oggi, ha proseguito, anche in altre province si registrano episodi del genere. Gli amministratori incominciano a opporre resistenza di fronte a certe pressioni, a certe situazioni, appetiti e condizionamenti. Sono in aumento e lo abbiamo registrato anche a Condofuri con i commissari. Vuol dire che si sta operando nella direzione giusta, quindi bisogna proseguire. Questo agire anche dei sindaci vuol dire che provoca fastidio a qualcuno. Per quanto riguarda l'emergenza rifiuti, il fenomeno, ha detto, riguarda, lo sappiamo bene, il Regino, la Locride e la Piana e le altre province. Sono costantemente in contatto con i sindaci e con il commissario per l'emergenza. Si stanno cercando soluzioni anche celeri attraverso conferenze di servizi, attraverso altre iniziative. La Regione è impegnata in maniera fattiva, mi risulta, ma su questo fronte. Abbiamo tutto l'interesse che in questa Regione, non diventi, che questa Regione non diventi una nuova Campania, un secondo caso Napoli. Ci sono poi una serie di altre criticità che sono legate alle crisi aziendali, avvertenze, di lavoro. A queste e queste ci preoccupano perché siamo di fronte a problemi occupazionali che possono aumentare tensioni sociali rispetto a quelle già esistenti. Dall'incontro di oggi è emerso che non si può fare a meno del coinvolgimento della società civile. Si tratta di una riflessione, ma anche di una richiesta di tutti i prefetti, delle forze di polizia, delle autorità giudiziarie presenti in questa regione. Lo sforzo che stanno compiendo le forze di polizia e magistratura a livello regionale è notevole. I risultati sono straordinari, anche perché stanno per iniziare processi molto importanti. Sono
Solo con quest'azione però credo che la Calabria non farà un grosso passo in avanti. E questo è il pensiero del prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta, espresso al termine della conferenza regionale dell'autorità di pubblica sicurezza da lui presieduta, alla quale hanno preso anche gli altri rappresentanti territoriali del governo, i vertici delle forze di polizia e della magistratura. Quello che tutti si aspettano, ha detto Varratta, è un grosso passo in avanti. E si potrà fare se la società civile decide finalmente di partecipare e di collaborare in maniera convinta e continua, di risvegliarsi e di affiancare l'attenzione che viene messa in campo sia dalle forze dell'ordine che dalla magistratura. Nel corso del vertice è stato preso atto della diminuzione dei reati in generale, ma anche, come abbiamo detto prima, dell'aumento di quelli di sangue. A livello di forze di polizia la carenza non è sensibile, ha sottolineato, e abbiamo gli organici quasi al completo. Sul fronte giudiziario c'è stata una carenza fino a pochi giorni fa a livello di magistrati, ma quella più significativa, sempre a livello di uffici giudiziari, si riferisce al settore amministrativo e del personale di supporto che cerchiamo di affrontare annualmente, anche con personale della provincia, della regione e della prefettura. Cerchiamo di tamponare, ma questo rimane un grosso problema che ovviamente frena l'azione della magistratura, non solo di quella requirente, ma anche di quella giudicante. Il regionale dell'autorità di PS era unico, no? La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella nostra regione. Quindi è stato fatto un aggiornamento, è stato fatto un punto di situazione a livello regionale, tutta sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica e dove c'è stato il contributo, avete visto, anche del versante diciamo, deputato chiamato, diciamo, a svolgere l'azione repressiva, come l'autorità giudiziaria, sono presenti due procuratori generali di Catanzaro e di Reggio e due procuratori distrettuali. Quindi questo significa che è stata esaminata la situazione ad ampio spettro, insomma 360 gradi. Quello che
che è emerso cos'è? È emerso, diciamo, intanto dei fenomeni, delle criticità che sono comuni a tutte le province, quindi all'intera regione, più dei fenomeni peculiari, specifici per singole province. Su questi fenomeni, su questi fatti, su tanti episodi ci siamo soffermati. Quello che possiamo dire è che il risultato dell'incontro è stato un risultato positivo, la conferma di uno scenario, di un quadro che abbiamo già da qualche mese, si può dire da qualche anno, della situazione calabrese. Il grande sforzo, il grande impegno che negli ultimi tempi, da circa un anno, anno e mezzo, viene messo in campo da tutte le forze presenti a questo tavolo, intorno a questo tavolo, delle forze di polizia, compresi il Corpo Forestale dello Stato, la direzione investigativa antimafia e la magistratura. Uno sforzo notevole che ha dato risultati straordinari, risultati eccellenti, risultati che stanno avendo, questo a livello, diciamo, di operazioni, che stanno avendo una conferma nelle attività processuali che sono in corso in tutte le province, in tutti i tribunali, da poco anche qui a Reggio Calabria, da poco con riferimento alle ultime grosse inchieste, in particolare quella dell'operazione con l'inchiesta crimine. Quindi è venuto fuori, uno scenario positivo per quanto riguarda l'attività, l'azione sia di prevenzione che di repressione. Sono risultati che non ci fanno sicuramente illudere, perché c'è moltissimo da fare, e non ci deve fare illudere, perché tutto quello che si sta facendo, mi riferisco sempre a forze di polizia e magistratura, non basta, non è sufficiente. Ce lo siamo detti tante volte qui a Reggio, anche quando si sono tenuti i tavoli nazionali con la presenza dei ministri, dei sottosegretari. Questo sforzo va accompagnato, va sostenuto, la società civile deve dare maggiori segnali di partecipazione, di risveglio. E società civile mi riferisco soprattutto alle istituzioni politiche, mi riferisco alle amministrazioni locali, in tutte le province le amministrazioni locali sono in sofferenza, in tutte le province assistiamo a episodi di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. In tutte le province vengono, diciamo, rilevati, quindi evidenziati, problematiche connesse a tentativi della criminalità organizzata di infiltrarsi non solo nella pubblica amministrazione, quindi negli apparati anche comunali, ma anche nei settori economici soprattutto. Si registra da parte degli altri colleghi proprio questa assenza da parte dell'imprenditoria in generale, assenza di collaborazione, assenza che è tradotto significa assenza di denunce. Si è parlato molto dei fenomeni dell'usura, dei fenomeni dell'estorsione, fenomeni che esistono, ci sono territori come quello di Vibo, se non sbaglio, che sono totalmente coperti, questi sono i termini usati dal prefetto di Vibo, totalmente coperti da questo fenomeno, però poi a fronte di questa copertura totale non ci sono denunce.
quindi questo diciamo, è un settore che va scardinato, però dobbiamo ammettere che è un settore difficile, che non riusciamo a fare. Poi ci sono ovviamente anche altri fenomeni di carattere particolare. Catanzaro ha sollevato la questione degli imprenditori, ha sollevato il problema dei rom. Negli ultimi tempi sono state fatte operazioni, ma ci sono stati anche fatti che hanno destato un certo allarme sociale. Mi riferisco ai rom Catanzaro, ma in particolare alla Lamezia Terme. Il prefetto di Catanzaro mi può correggere. E c'è un problema di difficoltà, difficoltà sono state segnalate dal prefetto di Cosenza, legate soprattutto alla presenza di latitanti crotonesi, legate anche a un certo fermento che nasce nell'ambito universitario, movimenti di estremisti antagonisti, i centri sociali, tutte queste problematiche, e una diciamo abbastanza delicata è quella degli abusi sessuali su minori e in particolare su minorati. Ecco, questo è un fenomeno che dovremmo seguire. Poi chiaro, voi potete aggiungere qualcosa a tutto questo. Crotone è posto il dito sulla questione immigrazione, perché Crotone, sapete, c'è il centro di accoglienza credo più grande d'Europa, però un centro di accoglienza che pone problemi, ma che le forze dell'ordine riescono prevenendo anche le tensioni all'interno. C'è un problema rifiuti che c'è a Crotone, ma questo riguarda tutta la regione, un problema rifiuti che potrebbe sfociare in un'emergenza rifiuti come quella campana, ma che ci stiamo sforzando con tutte le altre istituzioni di farvi fronte. Anche la questione delle certificazioni antimafia. Noi abbiamo stipulato giorni fa, noi dalla provincia di Reggio, un nuovo protocollo di legalità, un corollario al vecchio protocollo, meglio ancora, e dovremmo, ecco, queste iniziative estenderle a livello regionale, trovare un raccordo tra le varie prefetture, di modo che queste iniziative abbiano un carattere di uniformità, e creare diciamo, uno scambio, è stato detto, uno scambio informativo tra vari gruppi, tra i vari gruppi interforze che operano nelle singole prefetture, che proprio questo gruppo interforze è un elemento di novità che è stato inserito nell'ultimo protocollo di verità stipulato sottoscritto l'altro giorno. Gli interventi delle autorità giudiziarie, interventi molto molto interessanti. Noi abbiamo voluto ascoltare le loro riflessioni perché per trarre indicazioni, per trarre spunti da prendere in considerazione nelle linee di azione che noi abbiamo come coordinamenti come provinciali delle forze di polizia, come comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sono venuti fuori dati molto interessanti, indicazioni molto interessanti sia dalle procure generali che dalle procure distrettuali. Poi il dato poi sull'andamento della delittuosità, questi ve li possiamo fornire, io non vi tedio, sono numeri che sono importanti, però ecco, si lavora oltre i numeri, si deve pensare perché i problemi sono altri, forse i numeri non danno poi l'esatta dimensione delle problematiche, delle fenomenologie. Comunque in linea di massima l'andamento della delittuosità segna un meno per i reati in genere, tranne che per quelli di sangue. I fatti di sangue, gli omicidi, questi sono in netto aumento, bisogna dirlo, soprattutto quelli legati alla criminalità organizzata. Ne abbiamo avuti due stamattina, freschi, uno a Lamezia e uno a Rosarno.
Questi sono in netto aumento, però può significare tutto questo, può significare che ci sono degli equilibri da raggiungere dopo che le numerose coalizioni di polizia condotte a livello regionale hanno decapitato cosche, e può darsi che siano vendette all'interno delle cosche, vendette contro sgarri. Ecco, ognuno di questi episodi ha una storia a sé, quindi poi ci sono, saranno le indagini, l'esito delle indagini a dirci quali sono stati i motivi le cause di questi omicidi. Quindi ripeto, un incontro molto molto positivo. L'altro dato negativo in salita, perché su questo che bisogna lavorare, è quello dell'intimidazione in danno degli amministratori locali. L'anno scorso abbiamo avuto quello, almeno la provincia di Reggio, quello in danno dei magistrati. Invece quest'anno, ma anche l'anno scorso, abbiamo registrato quello in danno degli amministratori locali, e questo è un dato che ci proviene anche dalle altre province, e qui si deve lavorare molto sulle amministrazioni locali. Qui i comuni, le amministrazioni locali devono darci una mano, devono essere più vicini a noi, devono essere più collaborativi e più partecipativi, e devono anche loro dare dei segnali di coraggio, devono prendere le distanze, devono respingere, fare resistenza di fronte a certe pressioni. Io lo dico sempre, lo porto come esempio, Scido, il comune di Scido, non so se lo sanno, insomma, abbiamo avuto un sindaco, un vice sindaco che hanno denunciato proprio gli estorsori. Però sono episodi questi isolati. Noi vorremmo sporadici, però ecco, forse qualche anno fa non c'erano talmente questi episodi. Adesso ci sono. Non è che possiamo dire oggi qui a Reggio, per tutta la regione, che le cose vanno bene. Le cose noi stiamo cercando di metterle su un binario giusto. Stiamo cercando di farlo. Lo sforzo è massimo, nonostante le criticità, e qui non sto a sottolineare le carenze sottolineate dalla magistratura, personale di supporto, le carenze anche di giudici, le carenze nostre, però ecco perché il lavoro che si sta facendo a livello regionale è veramente encomiabile, è un lavoro di grande qualità, è un lavoro di grande quantità. Forse può sembrare poco, ma non è così. Non è così. Se avessimo le risorse al completo, gli organici al completo, sicuramente otterremmo il doppio dei risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi. Però ecco, sono fiducioso, sono ottimista, siamo ottimisti, siamo sulla strada buona. Non so quando arriveremo, dove arriveremo, se arriveremo, però quello che voglio sottolineare, da soli non arriveremo a nessuna. Da soli non arriveremo da nessuna parte. Se la società civile da Cosenza a Reggio Calabria non si sveglia, non arriveremo da nessuna parte. Ci arriveremo a un certo punto e si fermerà, ma la regione non cambierà. Quindi se non c'è la società civile che ci supporta in tutte le articolazioni, a tutti i livelli. Grazie, è stato chiarissimo. Grazie. Allora, per la sicurezza bisogna mobilitare la società civile. Sì, sicuramente. Questo è quello che è emerso dall'incontro di oggi, quindi è una riflessione, ma è una richiesta di tutti i prefetti, di tutte le forze di polizia, dell'autorità giudiziaria presente in questa regione. Perché? Perché lo sforzo che stanno compiendo polizia, forze di polizia e magistratura a livello regionale è notevole. L'impegno è notevole, i risultati sono straordinari, stanno per iniziare i processi molto importanti, però ecco, con questa azione credo che la Calabria non farà un grosso salto in avanti. Il grosso salto in avanti, quello che tutti si aspettano,
aspettano, quello che si aspettano i cittadini, ma quello che si aspettano le altre regioni, quello che si aspetta l'Italia, questo salto in avanti si potrà fare se la società civile decide finalmente di partecipare, di collaborare in maniera convinta, in maniera continua, decide finalmente di risvegliarsi e di affiancare questa grande attività, questa grande azione che sta mettendo in campo sia la magistratura che le forze di polizia. I reati sono diminuiti, soltanto quelli di sangue sono aumentati, diceva questo lei poco fa. Sì, l'andamento della delittuosità come in termini numerici dà questo riscontro. L'andamento generale è buono, è in calo, tutti i tipi di reati, insomma, da quelli predatori, le violenze di vario tipo, però sono in aumento gli omicidi, in particolare quelli legati alla criminalità organizzata. Questo perché probabilmente ci sono cosche che sono alla ricerca di equilibri e questo si può intuire dal fatto che molte cosche sono state decapitate, quindi esponenti di spicco della criminalità organizzata in tutte le province sono state assicurate alla giustizia. Può dipendere anche questo aumento della delittuosità, dei delitti di mafia, omicidi di mafia, può dipendere anche da situazioni interne, da piccole vendette all'interno delle singole famiglie. La carenza di risorse, signor Prefetto. La carenza di risorse, guardi, a livello di forze di polizia la carenza non è sensibile, è una leggera carenza, abbiamo gli organici quasi al completo, ecco, dico quasi al completo, per cui non è un problema di uomini. Sul fronte giudiziario c'è stata una carenza fino a pochi giorni fa, una carenza di magistrati, adesso ci sono nuovi magistrati a livello in tutte le province, in tutti gli uffici giudiziari, però questi sono i magistrati in una fase di rodaggio, quindi i risultati di questo ampliamento degli organici della magistratura si vedranno tra qualche mese. La carenza più significativa è sempre per gli uffici giudiziari, è quella del personale amministrativo, del personale di supporto, che cerchiamo di affrontare possiamo dire annualmente con presenze di personale della provincia, della regione, della prefettura, cerchiamo di tamponare, però questo resta un grosso problema che frena ovviamente l'azione della magistratura, non solo l'azione della magistratura requirente ma anche di quella giudicante. Lei accennava ad alcuni fatti che portano scompenso in seno al tessuto sociale, parlava della situazione dei rifiuti a Crotone in particolare e parlava anche degli attentati nei confronti degli amministratori pubblici. Sì, gli attentati nei confronti degli amministratori pubblici, ecco, il numero maggiore si verifica in provincia di Reggio, però abbiamo visto oggi che anche in altre province ci sono questi attentati. Questo, ripeto, ho sempre detto, è positivo da un lato perché probabilmente gli amministratori cominciano ad opporre resistenza di fronte a certe pressioni, a certi appetiti, a certi condizionamenti, però sono in aumento, l'abbiamo registrato ieri proprio a Condofuri anche con un episodio di intimidatori nei confronti dei commissari, vuol dire che si sta operando nella direzione giusta e quindi bisogna proseguire su questa strada. Questa è la dimostrazione che lo Stato c'è, che probabilmente questa presenza, questo agire anche dei sindaci, questo nuovo corso di alcuni sindaci, perché bisogna dire anche questo, probabilmente dà fastidio a qualcuno non è, non è gradito. Poi ci sono la fenologia dei rifiuti, è un problema che riguarda la nostra provincia, lo sappiamo bene, la Locride, la Piana, ma riguarda anche altre province. Io sono costantemente in contatto con i sindaci, ma con il commissario delegato all'emergenza. Si stanno cercando di trovare soluzioni anche celeri, attraverso conferenze di servizi, attraverso iniziative, affidamento di lavori con la procedura della somma urgenza. La regione è
ecco, è impegnata, diciamo, è impegnata in maniera fattiva, mi risulta, su questo fronte. E noi abbiamo tutto l'interesse che in questa regione non si verifichi una seconda campagna, un secondo caso Napoli. E poi ci sono una serie altre di criticità che sono legate poi alle, alle crisi aziendali, alle vertenze di lavoro, e queste ci preoccupano perché qui siamo di fronte a, siamo di fronte a, a problemi occupazionali che possono creare, anzi aumentare tensioni sociali che già ci sono, e quindi, ma sono problemi che sono legati alla, alla questione del porto di Gioia Tauro, alla crisi delle, anche del settore della grande distribuzione, alle crisi di liquidità degli enti locali, crisi di liquidità degli enti locali che non consente loro di dover corrispondere i compensi alle società erogatrici di servizi. Qui si rischia non solo la sospensione dei servizi, ma si rischia quindi si può immaginare una sospensione del servizio di depurazione in periodo estivo, che problemi può creare nelle nostre comunità, nelle nostre città. Quindi le problematiche sono tante, però il livello di attenzione delle, delle forze dell'ordine, il livello di attenzione delle istituzioni credo che sia alto. Io mi auguro che non si abbassi la guardia, perché siamo in un momento di svolta, però in un momento molto delicato che dobbiamo insieme cercare di affrontare e superare. Grazie.